Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi. Bentrovati, gentili ascoltatori. La sacrosanta battaglia per la parità di genere anche nello sport non è certo argomento recente, e se ancora oggi la pratica agonistica al femminile incontra mille ostacoli per una piena affermazione, immaginate cosa poteva accadere nel secolo scorso e in particolare nel periodo di dittatura, quando il modello di donna fascista era sostanzialmente relegato al ruolo casalingo e di riproduzione. Quella che vi raccontiamo oggi è dunque una storia di altri tempi. Siamo negli anni 30, una sfida che alcune ragazze coraggiose vollero intraprendere per far qualcosa di veramente rivoluzionario a quel tempo, ovvero giocare al calcio. E lo facciamo con Federica Senechini, collega, giornalista, autrice del libro Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. Buonasera Senechini. Buonasera, buonasera a voi. E con lo storico Sergio Giuntini, buonasera anche a lei professore. Buonasera. Allora Senechini, cominciamo dal perché di questo libro. Come nasce questa storia che lei ha scovato e messo poi appunto nero su bianco? Beh, tutto è nato l'anno scorso, a pochi giorni dall'inizio dei mondiali di calcio femminili che si sono tenuti in Francia, e dovevo scrivere un articolo per il Corriere della Sera che ripercorresse un po' la storia del calcio femminile in Italia. E quello che è successo è che, facendo un po' di ricerche su internet e andando un po' a scovare le origini di questo sport al femminile, mi sono imbattuta in alcuni saggi accademici molto interessanti di Marco Giani, che poi il ricercatore che firma il saggio che è presente in appendice al mio romanzo. Ci siamo incontrati con Marco e insieme siamo andati a trovare la signora Grazia Barcellona, che aveva 91 anni l'anno scorso ed era la nipote delle calciatrici appunto che per le prime diedero vita alla prima squadra di calcio femminile della storia d'Italia. La signora appunto aveva 91 anni, ma era ancora molto lucida, si ricordava bene la storia delle zie e della madre, e ci ha raccontato quello che era successo. Lei era piccolina, nel 33 aveva solo 4 anni, ma la storia della squadra era un po' poi la storia della sua famiglia, perché appunto le zie giocavano nella squadra e la madre era la commissaria della formazione. Adesso poi approfondiamo Federica. Prima volevo chiedere a Giuntini, insomma, adesso sembra quasi da ridere, e ancora oggi non è facile certo mettere su una squadra di calcio femminile. Allora probabilmente era fantascienza, ci voleva veramente coraggio, forse anche un po' di incoscienza giovanile. Beh, direi proprio di sì. Insomma, il fascismo ha avuto un ruolo abbastanza, come dire, ambivalente rispetto allo sport femminile. Da un lato l'ha incoraggiato perché doveva servire a potenziare la demografia del paese attraverso madri sane e forti, appunto allenate anche allo sport. Dall'altro ha capito che un'eccessiva, diciamo, indipendenza della donna raggiunta anche attraverso lo sport avrebbe nuociuto alla virilità di un regime maschio come quello mussoliniano. Quindi il calcio è proprio, come dire, un elemento di spartiacque da questo punto di vista, perché il gioco maschile per eccellenza e un'intrusione femminile creano pochi problemi al fascismo: tollerarlo, permetterlo, impedirlo. È la dinamica attorno alla quale si sviluppa il bel libro della Senechini, ecco. Ecco Federica, raccontiamo in breve la storia di questa squadra. Queste ragazze si mettono insieme questa squadra e poi intanto la difficoltà di trovare sfidanti, come dire, e poi comunque un'avventura che dura pochi mesi. Sì, in realtà tutto inizia nell'autunno del 32, siamo a Milano, siamo a 10 anni dalla marcia su Roma, Mussolini è nel pieno delle sue forze, nel pieno del suo consenso, e queste ragazze, tutte ragazzine tra i 15 e i 20 anni più o meno, se la fascia d'età è quella lì, iniziano a giocare a calcio. Iniziano in realtà a giocare per divertirsi, l'obiettivo poi alla fine era quello, il calcio era uno sport, era già lo sport preferito dagli italiani. C'è l'Inter di Meazza, c'è il Milan, ci sono i grandi campioni già che hanno spazio sui quotidiani e sulle riviste dell'epoca, quindi lo sport italiano per eccellenza è già il calcio. Queste ragazze provano un po' a fare lo stesso, si iniziano a vedere ai giardini, diciamo, di Milano, iniziano a fare quattro calci al pallone, trovano col tempo un allenatore, un ragazzo che è disposto ad allenarle,
e poco alla volta scoprono che il calcio gli piace, si divertono e quindi provano a fare le cose sul serio. In che modo? Trovano dei campi regolamentari, per così dire, dove giocare, si fanno fare delle maglie, delle magliette, si danno poi anche delle regole diverse, poi questo è un po' la particolarità di questa squadra, delle regole diverse per far capire agli uomini del regime di Mussolini che loro vogliono giocare a calcio, però non vogliono in realtà sfidare più di tanto la morale dell'epoca. Quindi scendono in campo con i gonnelloni al ginocchio, usano una palla più piccola e più leggera e soprattutto decidono a un certo punto di mettere in porta dei maschi. Questo perché? Perché il ruolo del portiere allora era visto come il ruolo più pericoloso, quello in cui si prendono i colpi più forti delle pallonate, che forse, pensavano gli amici di Mussolini, avrebbero potuto mettere a rischio la fecondità di questi ragazzi, di queste ragazzine. Che era poi quello che insomma al regime tutto sommato interessava preservare. Vi faccio ascoltare una clip qualche anno successiva, del 1938, ma ci aiuta a capire, sempre dall'Istituto Luce naturalmente, come in quel tempo si intendeva e ci si aspettava dall'educazione fisica femminile. La gioventù italiana del Littorio ha nell'Accademia Femminile d'Educazione Fisica di Orvieto la scuola delle future insegnanti di questa disciplina, alla quale il regime attribuisce giustamente tanto valore. Un corpo forte, temprato ai sani esercizi muscolari, se farà del ragazzo il buon soldato di domani, pronto al servizio della patria, consentirà alle future donne d'Italia di adempiere con piena integrità fisica alla loro missione di madri. L'addestramento delle allieve nell'Accademia di Orvieto avviene in base a razionali criteri. Accanto alle materie di studio, tra cui predominano quelle che hanno attinenza alla medicina e all'igiene, le esercitazioni ginnastiche tendono ad escludere ogni rude prova per dare la preferenza ai movimenti ritmici e in genere a quegli sport che procurano uno sviluppo armonico più che atletico del corpo. Insomma, Giuntini, sì, attività fisica per le donne che si preparano ad essere compagne di vita, ma insomma che però siano al posto loro, evitando rudi colpi e qualunque cosa possa limitare la loro femminilità. Certo, è proprio così, tant'è che a un certo punto il fascismo si era spinto forse un po' troppo in là, cioè aprendo in modo abbastanza largo allo sport femminile, incontrò delle forti resistenze nella Chiesa cattolica e anche, diciamo, nell'aperbenismo della società italiana di quegli anni, e il 16 ottobre 1930 chiamò addirittura il Gran Consiglio del Fascismo a esprimere un parere sullo sport femminile, cioè sui limiti da assegnargli, e delegò questa, diciamo, patata bollente alla Federazione Italiana Medici Sportivi, fermo restando, queste sono proprio le parole di quella delibera, che deve essere evitato quanto possa distogliere la donna dalla sua missione fondamentale, la maternità. Ecco, Seneghini, su questo non avevamo dubbi, però queste ragazze, insomma, provano a una strada nuova, ma a un certo punto incontrano ostacoli insormontabili. Sì, l'ostacolo insormontabile fu soprattutto il cambio di pedine che ci fu al vertice del CONI, al vertice della FIGC, perché se in un primo momento, nei primi mesi di vita di questa squadra, ai vertici appunto di questi organi sportivi e di regime c'era Leandro Arpinati, che in qualche modo amava lo sport, amava soprattutto lo sport femminile, e quindi diede un primo via libera a queste ragazze, in un secondo tempo arrivò Achille Starace, che, come sappiamo, dello sport sapeva poco e niente, lo considerava soltanto un modo per far ottenere delle medaglie al regime e delle medaglie all'Italia, e quindi in qualche modo ostacolò la vita della squadra fino appunto a dirottare queste ragazze su sport più utili al regime di Benito Mussolini. Ecco, ma la vicenda di queste ragazze come finì praticamente? In una bolla di sapone, cosa riuscirono a fare praticamente? Quello che riuscirono a fare furono due partite pubbliche tra giugno e luglio del 1933, due partite molto seguite in due campi centrali di Milano, siamo nei pressi della stazione centrale di Milano, quindi una zona molto centrale, ha corso un sacco di gente a vederle giocare, anche perché nel frattempo queste ragazze nel corso dei mesi si erano ritagliate sempre più spazi sui giornali, erano conosciute di questo esperimento, come veniva chiamato, se ne parlava a Milano, ma se ne parlava anche fuori, tanto che sul finale, verso la fine
dell'avventura di queste ragazze, le ragazze sfiorano l'impresa di affrontare un'altra squadra di un'altra città, in particolare la squadra di Alessandria. La partita non si giocò mai perché appunto il regime intervenne prima, ecco. Giuntini, quello che diceva Federica è molto interessante, perché il cambio da Arpinati è un gerarca in qualche modo anomalo, è un uomo di sport, è stato ai vertici del CONI, ai vertici della federazione, e ha un rapporto particolare, ha un rapporto diretto con il Duce che non è riconducibile poi a tutto il regime, e infatti poi peraltro pagherà con la vita questa sua anomalia. Starace invece sappiamo è un uomo, oggi diremmo uno yes man, insomma è un uomo sicuramente di qualità inferiori, che si limita ad applicare quello che gli viene detto, e questo cambio sicuramente non solo per le ragazze ma per tutto lo sport italiano è in perdita. Beh, direi di sì, nel senso che Starace fa una scelta precisa: bisogna ottimizzare lo sport italiano delegando tutte le attività alla preparazione olimpica. Quindi il calcio femminile, non rientrando tra le discipline olimpiche, era inutile, e si privilegiano altre discipline quali l'atletica leggera e il basket. Queste sono le due discipline su cui il regime fa conto per, come dire, ottenere dei risultati di rilievo in campo internazionale. Quindi tutto il lavoro precedente, che era quello di creare una base anche femminile per lo sport italiano, viene trascurato da Starace a vantaggio delle conquiste dello sport olimpico. E c'è da dire che la miopia del fascismo non viene certo eliminata di colpo una volta terminata la tragedia della guerra, perché ancora nel 48, come vi faccio sentire ora dall'Istituto Luce, donne calciatrici ce ne sono forse qualcuna in più, adesso sentiremo un pezzetto di Torino contro Alessandria, ma insomma il clima intorno a questo tipo di manifestazione non è certamente quello che ci si può aspettare. Ascoltiamo. E così ora anche le donne si fanno calciatrici. Se ci ammettessero almeno come massaggiatori. Granata anche il Torino, con desinenza in A. Bianche le alessandrine come il pallore dei sospiranti. Se gli uomini praticano il sistema, e le donne dovranno praticare il sistema. Infatti capita spesso che ci dicano «motte sistemo io». Ecco Senechini, una cosa del genere oggi probabilmente scatenerebbe giustamente un putiferio. Siamo nel 48, l'Istituto Luce si permette davvero di ironizzare, lo fa spesso e con tutti va detto, però insomma va giù pesante. Sì, ci va giù pesante. Una cosa del genere, lei dice bene che forse oggi non la vedremo più, in realtà... Almeno spero, insomma, poi non è detto che non succeda. No, appunto, la cosa è che in realtà alcune delle battute che nel romanzo metto in bocca ai detrattori del calcio femminile sono battute che io ho ascoltato l'anno scorso, nel 2019, appunto, a Milano, da parte di amici, per carità. Però comunque il calcio femminile fa ancora storcere un po' il naso a molte persone. Insomma, la battuta «il calcio femminile non è né calcio né femminile» è una battuta che nel mio romanzo, che è ambientato nel 1933, dice un giornalista della Gazzetta arrivato sul campo per vedere queste ragazze giocare, ma che io ho ascoltato l'anno scorso durante una cena con amici, insomma. Sono battute che si sentono ancora oggi, purtroppo, ecco. Sì Giuntini, perché insomma la storia dello sport al femminile, soprattutto del calcio al femminile, insomma ancora oggi vediamo c'è qualche resistenza, però ne deve fare di strada anche nel dopoguerra, quindi non è soltanto una vicenda legata al regime quanto proprio una vicenda legata a una mentalità che noi abbiamo difficoltà a mettere da parte. Sì, direi di sì, però rispetto a questa partita Torino-Alessandria che si disputò a Roma il 4 aprile 48, è abbastanza interessante notare come era stata organizzata all'interno di una manifestazione polisportiva al Velodromo Appio, che faceva da anteprima alla presentazione ufficiale il giorno dopo al Teatro Esperia di Roma della nascita dell'Unione Italiana Sport Popolare, cioè l'organizzazione sportiva della sinistra italiana. E va anche notato che proprio l'Unione Italiana Sport Popolare fu il primo ente sportivo italiano che
cercò in qualche modo di promuovere anche il calcio femminile, perché pochi mesi dopo, l'8 maggio del 48, a Firenze si tiene un altro incontro, sempre con le ragazze di Torino, che affrontano una squadra invece dell'Unione Italiana Sport Popolare di Firenze. E sempre l'Unione Italiana Sport Popolare nel 68 darà vita per primo, in alternativa a un altro campionato di calcio femminile nazionale, a un suo campionato di calcio. Quindi è vero che c'erano gravi pregiudizi rispetto al calcio femminile, però è anche vero che dei tentativi, se ancora non magari organici, ancora uno stato artigianale, si ebbero però in Italia tra, diciamo, il 48 e questo spartiacque che è dato dal 68. La grande assente in tutti questi disegni, tentativi, fu la Federazione Italiana Gioco Calcio, che invece si guardò sempre bene dal promuovere il calcio femminile. Beh, potremmo, sì, sicuramente dovremmo approfondire in un'altra puntata la storia dello sport popolare. E quanto al calcio femminile, insomma, io conosco abbastanza bene il mondo arbitrale della Federcalcio e insomma pure lì, per l'ingresso delle donne, che ancora oggi comunque non è del tutto pacifico, insomma ne dovettero passare di anni. Vi faccio sentire ancora dall'Istituto Luce. Siamo ancora più avanti nel 56 e ancora un oggi insopportabile tono ironico con cui ci si racconta di una partita femminile. A Essen 22 balde giovanotte si affrontano in un incontro particolarmente importante. Sono alle prese la locale squadra e quella di Aquisgrana, che capeggia la classifica del torneo calcistico femminile che si svolge quest'anno per la prima volta nella Germania occidentale. Sono presenti 18.000 spettatori, per la quasi totalità uomini. Opinabile lo stile, indiscutibile la foga e l'agonismo delle non troppo fragili atlete. Delicatissima la posizione dell'arbitro, che di professione fa il sarto per signora e che conta tra le focose contendenti numerose clienti. La tensione resta a lungo indecisa, ma alla fine, tra l'esultanza della folla, la squadra locale prevarrà di misura. Così le donzelle di Essen raggiungono le rivali in testa alla graduatoria. Manca poco alla fine del campionato ed è ancora in alto mare la questione dello scudetto, del rossetto. Insomma, Senechini, di pregiudizi da togliere, ancora ce ne sono parecchi. Ce ne sono parecchi, e fa specie che siano esattamente gli stessi pregiudizi del 33 e del 32. Sono passati 90 anni e pare veramente che non sia cambiato molto. I pregiudizi sono sempre rimasti gli stessi. Giuntini, perché questa difficoltà ad accettare, in fondo nell'atletica, nel nuoto, in tante altre discipline, la parità di fatto c'è, vediamo con altrettanto piacere le gare femminili alle Olimpiadi, in qualunque altra competizione internazionale, con lo stesso interesse, abbiamo campionesse che portano in alto i colori azzurri in tutto il mondo, nel calcio c'è questa difficoltà? Ma io credo, perché il calcio è proprio lo sport, è ritenuto in modo errato lo sport maschile per eccellenza. La presenza femminile è sempre stata quasi vista come un'intrusione, abbattere un tabù maschile. Io vi voglio citare, proprio a proposito di pregiudizi, un intellettuale di sinistra, progressista, scrittore di valore come Luciano Bianciardi, che sul Guerin Sportivo nel 1971 scriveva: secondo me le giovani fanciulle dovrebbero andare per i campi con i ragazzi alla domenica, ma non per i campi di calcio. Il gioco del calcio, come ben si sa, deforma le gambe. Ebbene, se le gambe deformate sono quelle di vera pazienza, ma deformare le gambe di una fanciulla è proprio un peccato. Questo era il pregiudizio maschile nei confronti del calcio femminile. Senechini, in conclusione, da questa esperienza, da questo libro, da questa vicenda raccontata e quindi da tutto quello che c'è stato per prepararlo, cosa ne viene? Cioè, qual è il messaggio che poi con questo libro lei vuole trasmettere? E il messaggio è un po' quello di riflettere sulla nostra storia, di riflettere da dove viene il modo in cui ancora oggi pensiamo al calcio femminile, o pensiamo a cosa dovrebbe o non dovrebbe fare una ragazza, una giovane che vuole fare sport, ma che vuole semplicemente essere libera
passare il tempo come più le piace. In conclusione, penso che questo è un libro che dovrebbe essere forse letto a scuola, forse dovrebbe essere letto dai ragazzini, dalle ragazzine, magari penso all'ultima classe del liceo, alle persone che si affacciano, diciamo, alla vita, perché sia difficile cambiare la mentalità delle persone più anziane o comunque adulte, invece intervenire nei primi anni per far capire alle ragazze e ai ragazzi che non c'è niente di male a giocare a calcio o semplicemente a fare ciò che uno vuole, sempre appunto che sia nei limiti del buon senso. E, insomma, non c'è niente di male. Mi piacerebbe che questo libro diventasse un libro di lettura per i giovani italiani domani. E con questo siamo ai saluti. Ringrazio Federica Seneghini e Sergio Giuntini per essere stati con noi e la squadra del Pescatore: Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Alessio Caranzetti. Ci trovate su Rai Play Radio per scaricare la puntata e se volete scriverci, il pescatore di perle@rai.it. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto.